buonasera a tutti voi qua che siete in presenza e anche a coloro che ascolteranno in podcast questa serie di conferenze, perché come sapete potete andare a riascoltare sul canale Radio Blu e Tu di YouTube, Digital YouTube, canale Radio Blu e Tu, e escono tutte le nostre conferenze, ci sono più di 180 video da vedere, quindi c'è di che sbizzarrirsi. Allora, oggi, giovedì 2 dicembre, iniziamo una mini rassegna, diciamo, dedicata alla tragedia. Sono tre incontri tenuti appunto dal professor Biselli, che è qui accanto a me. Gianni Biselli ha insegnato a lungo materie classiche nei licei e ha tenuto corsi di didattica della letteratura greca presso la SIST dei corsi di specializzazione dell'Università di Bologna. Attivo anche nell'ambito dell'aggiornamento per docenti, ha curato e commentato diverse edizioni di classici, tra i quali l'Edipo Re, Napoli 1997, l'Antigone, Napoli 2000, di Sofocle, logicamente, e storiografi greci nel 99 e la vita felice di Seneca, Siena 2005. La prima lezione, quella di stasera, è incentrata sul tema la tragedia greca e la cultura europea. Seguiranno, come vi dicevo prima, due altre lezioni, sempre di giovedì, quindi giovedì 9 dicembre, perché giovedì prossimo è festa. Mercoledì è festa. Mercoledì è festa, 8. Giovedì 9 dicembre, scusate, ho fatto confusione con un'altra questione. E il tema è l'eroe tragico tra la scelta e il destino. Questo è meglio quello che mi è stato passato. Mentre lunedì 20 dicembre, lunedì 20 dicembre. Andiamo a controllare per quale motivo sia passato. Sì, giovedì 16, no, c'è un'altra cosa, giovedì 16, sono i grandi amori con Chiara Bartolozzi. Andiamo a lunedì 20 dicembre. Comunque adesso fra poco il programma cartaceo sarà pubblicato, sì, ce l'ho già nelle bozze, quindi quello lo trovate. Giovedì, allora, il lunedì, ripeto, 20 dicembre, sempre su questo tema, dinamiche e figure della tragedia. Sì, scusate, abbiamo avuto alcuni problemi organizzativi dovuti a tante cose. No. Va bene, allora, io direi di fermarmi qua, magari se vuoi aggiungere qualcosa alla presentazione, so che tu hai anche un blog, seguito, e così. Adesso queste cose che vi racconto oggi le ho già messe, le metterò anche sul mio blog, che sono più di un milione di lettori, quindi se volete le trovate anche là. E se invece non riuscite a trovarle e volete che ve le mandi attraverso un file, posso fare anche questo. Il mio indirizzo di posta elettronica è g.biselli@team.it e se volete, adesso i miei dubbi sono esauriti da un pezzo, però vi posso mandare i file ovviamente gratis, no? Di Bole, di Corè, l'Antigone, di Sofocle, le Baccanti e la Medea di Euripide. Quindi più avanti magari nel prossimo lezione vediamo, scendiamo nel particolare. Oggi parlo in generale della tragedia. Io ho un metodo comparativo, nel senso che spiego un autore con l'autore stesso e poi con altri autori lo accosto ad altri autori che risentono di questo autore, che lo hanno utilizzato, riutilizzato. Capite? Tendo a questo metodo comparativo perché mi piace. Anche io amo la letteratura russa, mi piacciono anche autori di altre letterature. Ovviamente la base è quella greca e latina.
però poi appunto a parte che anche tra, già tra i greci e i latini ci sono tanti intrecci naturalmente, le riprese dei greci da parte dei latini, però appunto se prendiamo un autore come Leopardi o anche come Dante o come Machiavelli, per dire tra i massimi nostri, se non si conoscono i greci e i latini si capisce la metà che se li, li si conoscono. Va bene? Quindi io tendo, mi sentite laggiù? Sono venuta a me, l'amico mi fa, il collega mi fa verso di alzare un po' la voce, ma la sto già alzando abbastanza. Allora sentite, qui oggi appunto parto, io prendo come base di questa conferenza la Poetica di Aristotele, che non è un'opera geniale, però insomma, da, insomma fa fare una scansione, fa da un quadro razionale e abbastanza preciso delle tragedie greche. Quindi poi ogni volta che nominiamo una tragedia, se volete anche chiedermi qualcosa, entriamo nel in medias res, insomma, mettiamo nel, nell'opera, e se no questo lo faremo più avanti. Allora, quindi la Poetica è stata scritta intorno al 335 a.C., no? Le tragedie invece sono del V secolo, sono tutte del V secolo. Da Eschilo alle ultime di Sofocle e Euripide si attraversa buona parte del V secolo, fate conto dal 560 al 405. Bene? Invece questa Poetica del 335. Allora, ci sono due concetti all'inizio della Poetica, la mimesi e la catarsi, no? Quindi la tragedia appunto è un'opera mimetica, nel senso che imita la realtà, no? C'è un'imitazione della realtà, certamente fatta con parole appropriate, parole eleganti, no? C'è questo etismeno logo, con un discorso conciato bene, acconciato, insomma. E invece, per esempio, per dire anche l'ambiguità delle parole, questo logos e dismenos, in Platone vuol dire discorso quasi avvelenato, insomma, truccato, capite? Drogato, ecco, drogato. Platone è molto contrario alla tragedia, alla commedia, perché pensa che suscitino impulsi irrazionali. Invece Aristotele dice il contrario, che cioè attraverso il sistema della tragedia, la tragedia opera su di noi un'opera di catharsis, di purificazione, di catarsi, e quindi noi ci liberiamo, no? Assistendo a queste esplosioni irrazionali, ci liberiamo dalla irrazionalità. Dopo entra un po' in contraddizione perché dice, insomma, la tragedia non dovrebbe accogliere l'alogon, l'irrazionale. E qui non solo è una contraddizione, ma è anche un errore, insomma, uno sbaglio di interpretazione, perché invece l'irrazionale dilaga, non è la tragedia. Pensate alla Medea di Euripide, e qui amo sempre dare gli esempi quando faccio un'affermazione, l'esempio tratto dall'autore, come dice la Calima, con un canto nulla che non si è testimoniato. Allora la Medea di Euripide dice, io so quello che sto, l'orrore che sto per commettere, sta per ammazzare i figli, no? Sì. Però dice, allora, il mio zimos è più forte della mia parte razionale. Zimos ne creison ton e mon buleumaton, no? Lo zimos, la parte emotiva, creison è più forte, ton e mon buleumaton, fuori di metrica, dei miei, appunto, dei miei ragionamenti. E quindi so di commettere una cosa orribile, capite? Quindi l'irrazionale prevale, oppure c'è la Fedra dell'Ippolito di Euripide che dice il male noi lo conosciamo e riconosciamo, però non sappiamo, non sarà più in mezzo, non sappiamo metterlo in pratica con fatica, ec pomumen, perché appunto il bene costa fatica, no? E allora perché siamo fuorviati appunto dall'irrazionalità, siamo fuorviati dall'ozio, che usa scolè nel senso cattivo di vizio, invece scolè può essere anche la scuola, cioè il tempo libero per studiare, no? Oppure dalla idos, anche qui la usa in senso cattiva di irrisolutezza, nel senso buono invece è rispetto degli altri, insomma, no? Quindi ci sono tante cose che ci trattengono dal fare il bene. E quindi questa Fedra poi fa dichiarare il proprio amore, insomma ne parla con la nutrice, è innamorata del figliastro, lo dice alla nutrice che poi lo dice al figliastro, il quale poi Ippolito dà in escandescenze, no? Giacela con le donne, poi dopo che questa matrigna lo ha in qualche maniera lo ha concupito, dà in escandescenze lanciando una maledizione contro le donne che è una delle più terribili, insomma,
se volete poi ve la dico. Comunque insomma c'è una linea anche antifemminista nella letteratura greca, ma non c'è solo questa, eh? E quindi Ippolito è proprio un portatore di un antifemminismo estremo, dice insomma, perché gli dèi ci hanno inflitto questa pena di dover passare attraverso le donne per avere dei figli. Sarebbe stato meglio poterli avere mettendo un dono votivo sull'altare di un tempio o dentro il tronco di un albero. Se le donne dovrebbero stare con gli animali, non con gli esseri umani, no? Essere chiuse in gabbia, stare con gli animali, quindi lui è pazzo naturalmente. No? E dopo lui è stato reso pazzo dal fatto che essendo un giovane, tra virgolette, puro e casto, un cacciatore che appunto disprezzava l'amore, insomma, non solo le donne, non venerava Afrodite. Afrodite appunto si risente di questa trascuraggine e allora lo punisce facendo in modo che la matrigna Fedra si innamori di lui e quindi viene fuori un macello poi in questa tragedia. Vabbè, adesso ho fatto un po' così. Quindi l'arte è mimesi ed è anche catarsi, porta mimesi, viene dalla mimesi e porta catarsi, che dice attraverso per mezzo di pietà e terrore compie la purificazione da tali affezioni, no? Quindi Phobos kai Helios. Phobos è il terrore, la paura, Helios invece è la compassione, no? Noi assistiamo a queste cose e quindi ci libriamo da tale passione, eccetera. E quindi il poeta imitatore esti mimetes, o poi etes, no? Mimeo mai vuol dire imito, mimesis vuol dire imitazione, in greco si dice mimesis, in italiano mimesi, con l'accentazione latina, perché la penultima è lunga, è una eta. Quando cambio accento, anche Edipo, Edipo si può dire alla greca o Oedipus, però alla latina è Oedipus, no? Allora c'era magari il Saputello all'università, dice l'Edipo re, ma si dice Edipo in italiano. Dico no, io dico Edipo, perché se dicessi Edipo dovrei dire anche filosofia. Siccome dico filosofia alla greca, dico Edipo, no? Questo sembrava una cosa strana, capite? Quindi c'è la doppia pronuncia per i nomi greci, no? Con l'accento latino, con l'accento greco. Io tendo all'accento greco, poi dipende dall'abitudine, no? Come anche ossimoro, ossimoro. È più corretto ossimoro perché la penultima è lunga, un moros con un omega. Vabbè. Allora, dopo qui ho scritto altre cose, magari ci torniamo dopo, la differenza. Ecco, Aristotele già nota una differenza tra Sofocle ed Eschilo e dice che mentre Eschilo rappresenta, anzi Sofocle e Euripide, scusate, Eschilo è più vicino a Sofocle che Euripide, secondo me. Quindi Sofocle rappresenta gli uomini come devono essere e Euripide invece come sono. Quindi Euripide insomma ha questa reputazione di essere più realista, realistico, e Sofocle di essere più idealista. Non è precisamente così, ma insomma c'è questa critica in generale che risale, poi questa qui un pochino è già alle rane di Aristofane. Aristofane mette la scena nella sua ultima commedia, non è l'ultima, è una commedia alle rane, tra le ultime e le ultime, nel 405. Eschilo e Sofocle che sono già morti, che si contendono il trono del tragico più bravo. E allora uno accusa l'altro di appunto di nefandezza letteraria ed Eschilo dice a Euripide che ha portato sulla scena cose di tutti i giorni, ha messo sulla scena invece che eroi dei pezzenti, degli straccioni, degli zoppi, dei mentecatti, no? Il grechetto, il Gregulus, no? Dice prima c'era l'eroe con Eschilo. E con Eschilo stesso che fa questa critica. E invece Euripide risponde, dice io ho messo sulla scena quello che c'è nella realtà, insomma, no? E allora Eschilo rincara, ma perché hai presentato delle donne proprio, dice, pornai, cioè delle puttane, insomma, squadrine come dice Fedra, come Stenebea? E Euripide dice, secondo, perché le donne sono così, cosa ci devo fare io? Capito? Quindi Aristofane fa in modo di scrivere delle battute che facciano ridere il pubblico, insomma, no? E quindi però, insomma, questa critica poi ha molto influenzato Nietzsche. Qua è nella nascita della tragedia, torna sul concetto, sull'argomento che Euripide ha distrutto la tragedia, ha distrutto il mito, perché appunto ha tolto di mezzo l'eroe per mettere lo spettatore sulla scena. Cioè l'uomo qualunque, lo metto qualunque sulla scena, invece del grande eroe Eschileo. Vabbè,
quindi poi su questo ci sarebbe da parlare per ore, ma diciamo anche altre cose. Poi magari più avanti, se volete suggerirmi per le prossime lezioni qualcosa che vi piacerebbe che io, o mi scrivete, no? Che io sviluppassi di più. Oggi vi presento molti argomenti, non ne sviluppo in particolare troppo nessuno. Allora, quindi lo spettatore sulla scena, eccetera, eccetera, qui qualche parola di Nietzsche, dice la figura di Odisseo, questa è la nascita della tragedia, no? Eschilo l'aveva innalzata al livello di un Prometeo magnanimo, astuto e nobile. Tra le mani dei nuovi poeti, di Euripide e poi di quelli della Commedia Nuova, Menandro, Difilo, Filemone, no? Che lo imitano, e poi nella Commedia Latina, viene fuori invece l'uomo qualunque, decadde, cioè, tra le mani dei nuovi poeti, decadde al ruolo dello schiavo, domestico, bonario e così via. Bonario e scaltro, Callidus, Astutus, no? Lo schiavo della Commedia Latina, che appunto diventa addirittura il protagonista di questi drammi, e come dire in particolare, diventa più intelligente del padrone, lo sapete, no? In Plato, in Terenzio. Ecco, per quanto riguarda la mimesi, io qui ho messo invece un'opinione contraria. Io quando insegno, sono anche facendo conferenza, mi piace seguire un po' il metodo di Soilovui, cioè dire un'opinione di un autore e poi l'opinione contrapposta di un altro autore, oppure anche dello stesso autore che ha cambiato idea. Quindi Soilovui vuol dire discorsi contrapposti. Allora c'è, a proposito di contrapposizione, c'è Oscar Wilde nella Decadenza della Menzogna, dice non è l'arte che imita la vita, ma è la vita che imita l'arte. È la vita che imita l'arte. E dice il mondo è diventato triste perché una volta una marionetta fu malinconica. Amleto ha inventato la tristezza, il pessimismo, capite? O so, Turgenev ha inventato il nichilismo e così via, capite? Quindi insomma è la vita che diventa l'arte. Questo è molto interessante, eh? Vabbè. E va bene, però nell'era di Aristofane lui si vanta di aver portato sulla scena lo spettatore, le cose di tutti i giorni, le cose che si fanno in casa, eccetera, eccetera. E di aver reso appunto la tragedia qualcosa di più fruibile anche da parte degli spettatori, dice, riprovera Eschilo, dice tu appunto scrivevi parole alte come torri, grosse come vuoi, e nessuno capiva niente. Ed è vero che Eschilo tende un po' alla magniloquenza e alla pomposità. È un grande anche lui, per carità. Ora, se volete, secondo me la differenza fondamentale tra i tre, la tragedia l'ho sempre gradita molto, portata molto, insomma, fin da studente al liceo, dopo ovviamente l'ho praticata molto insegnando. Allora, Eschilo rappresenta conflitti tra civiltà, proprio, no? Tipo matriarcato-patriarcato, no? Nelle Eumenidi proprio c'è la vittoria del patriarcato sul matriarcato, attraverso un processo che assolve l'assassino della madre, dicendo che la madre nella generazione conta poco, no? Quindi bisogna dare la precedenza al padre, siccome la madre ha tradito il padre, ha fatto bene a resto da ammazzare, e viene assolto. E quindi la fondazione del patriarcato nelle Eumenidi del 458. Scontri di civiltà, oppure nei Persiani di Eschilo, è raccontata la battaglia di Salamina, no? Quindi lo scontro tra Oriente e Occidente, che entra un po' in tutta la letteratura e anche in molta storia dell'arte greca, no? Pensate i frontoni dei templi, i fregi anche, no? Si vede spesso il gigantomachie, titanomachie, cioè lo scontro tra il cosmo e il disordine, no? Il cosmo rappresentato dagli dei della terza generazione, qua e quarta, Zeus e i suoi figli, impongono l'ordine, mentre prima, nelle prime due generazioni, Urano e Crono, c'era il caos, capite? C'era il caos, c'erano i figli che castravano i padri e così via, d'accordo? E quindi, appunto, io adesso penso al fregio dell'altare di Pergamo, per esempio, che adesso è a Berlino, però, no? Sì. Allora, dice che sottomette i giganti, no? I giganti, i titani, sono gli eterni nemici della cultura, insomma. E quindi, appunto, con Zeus, invece, il caos è sempre quello. Non avete visto niente. Prego? Vado avanti? Ecco, guardate, quindi l'arte, secondo Aristotele, è mimesi, poi fa una distinzione con la storia, dice che mentre la poesia è più filosofica della storia, perché la storia si occupa del particolare e la filosofia dell'universale. Anche qui è vero fino a un certo punto, insomma, la grande poesia arriva all'universale, ma anche la grande storia arriva all'universale, no? Quindi questa è una cosa un po' buttata là,
E del resto Gian Battista Vico dice: la storia romana si cominciò a scrivere dai poeti, e anche dice, prima di Erodoto, anzi di Catena di Mileto, quindi storia greca, tutta la storia dei popoli della Grecia venne scritta dai poeti. Allora cosa vuol dire questo? Che la civiltà micenea noi la conosciamo da Omero, no? Oppure le guerre puniche le hanno raccontate prima Nevio ed Ennio di Tito Livio. Capite? E quindi la poesia precede la storia, contiene la storia, insomma, la grande poesia. E così la grande storia contiene della poesia, insomma, no? Tra l'altro la storiografia antica è anche retorica, cioè è scritta bene. Dice Auerbach che è moralistica e retorica. Moralistica sì, perché spiega molto con i vizi e le virtù, ed è retorica perché è scritta bene, mentre gli storiografi moderni tendono a scrivere in qualche maniera. Cioè, no? Andiamo avanti. Vedete che ci sono molti concetti da chiarire. Sì. No? Vabbè, quindi in inglese eccetera eccetera. Ecco, un'altra distinzione tra storia e tragedia la fa Polibio. Polibio, sapete che è uno storiografo importantissimo del secondo secolo a.C., è stato a Roma per decenni, che era ospite e amico di Scipione Emiliano, il circolo di Scipione, dove c'era Terenzio, eccetera, quel circolo che ha importato poi la cultura greca a Roma. Polibio però è sempre scritto in greco, pur stando a Roma, ovviamente conoscendo benissimo il latino, ce l'ho da decenni, e il padre spiega perché, dice, guardate che roba, gli scrittori di origine africana, spagnola, pensate Seneca, Tertulliano, no? Aquileio, no? Africano o spagnolo o anche galli, scrivono in latino. Invece i greci, anche se stanno decenni a Roma, continuano a scrivere in greco. Perché? Dice, perché la lingua greca era più prestigiosa, la lingua, la letteratura greca era più prestigiosa di quella latina all'epoca, no? Sapete che anche Marco Aurelio, imperatore romano, scrisse i suoi ricordi in greco, es euton, a se stesso in greco. E quindi io so, Nerone morendo cita un verso dell'Iliade, anche Augusto morendo disse, avevo citato bene la farsa della vita, allora disse, oh sì, allora disse, croton dote, allora applauditemi. Vedete? E quindi ci mettevano queste parole greche perché erano ancora chic, insomma, usare il greco. Adesso a me dispiace che l'italiano venga invece imbastardito, ibridato con... Forse l'inglese di Shakespeare capisco, insomma, ma con delle sigle, insomma, orrende, delle sigle orrende, acronimi, no? tratti dalla lingua inglese, una cosa che mi disturba parecchio. È ricaduta anche senza acronimi, professore. Com'è? La lingua italiana attuale è ricaduta anche senza gli acronimi. Sì, quello che dicevo prima, è caduta perché non si leggono più i classici. Se non si conoscono gli autori, uno usa quale linguaggio usa? Quello della pubblicità. No, usa il linguaggio della pubblicità oppure dei conduttori televisivi, che in genere sono degli ignoranti, dei venduti, insomma. Io ne ho pensato, dei ruffiani, io non penso così. E quindi non leggono più i classici, ragazzi, per dire. Quando feci la maturità, io nel 63, sapete che ora non c'è più lo scritto addirittura. Insomma, hanno fatto una pizza. Per l'esame di greco bisognava portare tutte le troiane, che sono 1.004, tutte le troiane, conoscere, tradurre l'impronta, eccetera. No? Adesso neanche un esame di greco all'università è così gravoso, insomma, fa portare tanti versi. No? Vabbè, e quindi insomma non c'è più la meritocrazia, non c'è più, devo dire, premiare quello che studia e quello che impara, insomma, no? Perché adesso si accede ai posti buoni attraverso conoscenze e raccomandazioni. Del resto la raccomandazione è un male italico che risale al primo codice delle leggi latine, codice delle 12 tavole, proprio c'è, viene istituzionalizzata, codificata la raccomandazione e la mafia. Dice patronus si clienti fraudem fecerit sacer esto, cioè il patrono se avrà ordito una frode, una trama contro il cliente, sia maledetto. Patrono cliente è proprio il rapporto di raccomandazione, il rapporto di mafioso proprio, no? Oppure la prima bucolica di Virgilio è il racconto di una raccomandazione.
che Esilio racconta che ci sono due pastori, no? Conoscete, no? Uno è stato sprecato dall'Eterno, tutti e due sono stati preparati, però a uno dei due, che aveva un amico importantissimo a Roma, le terre sono state restituite. Però questa è proprio la raccomandazione italica dalla quale non si esce, ragazzi, dalla quale non si esce. Io col tempo che ho fatto, diciamo, per entrare in università, che poi ho fatto una decina d'anni a comprare, non è che sia mai diventato un barone, vabbè. Ho dovuto avere una raccomandazione, se no mi ha detto non fare neanche domanda, se non è qualcuno che ti sostiene. Dico, ma io ho delle pubblicazioni, eccetera, eccetera, faccio conferenze, eccetera, ho insegnato per 30 anni nei licei, non basta. Dice no, allora mi viene in mente, questo ve lo voglio dire perché è uno scandalo veramente, mi viene in mente che una volta a una maturità del Minghetti nel 78 era venuto un professore di Pisa che stava facendo carriera. E dopo gli avevo dato la mia Antigone, mi era piaciuta molto. Allora gli ho telefonato e dico, senti Umberto, io voglio fare questo concorso perché ho diritto di vincerlo anche, mi ha detto di non farlo. E allora lui ha telefonato a un suo amico potentissimo, quale ha telefonato a Bologna, dopodiché da Bologna mi ha telefonato dicendo, fai domanda che se non prendi a calci la commissione un posto è tuo, capite? E me lo meritavo, non strameritavo, perché altri che sono entrati non valevano niente, anche a detta degli studenti, capite? Però in Italia non c'è verso, questo lo devo denunciare perché è così. E del resto credo che ci siate passati un po' tutti. Andiamo avanti. E allora, Polibio, dicevo di Polibio, questo è interessante, Polibio scrive questa storia in greco, è una storia che elosa l'impero romano, noi diciamo che l'impero romano ha conquistato tutto il mondo, che non era vero, insomma, aveva vinto le guerre puniche comunque, no? Aveva già distrutto Cartagine, no? Siamo nel secondo secolo, oltre la metà del secondo secolo, intorno alla metà del secondo secolo avanti Cristo, e dice... Perché la Costituzione romana è ottima, perché è una sintesi delle tre Costituzioni buone. Secondo Polibio ci sono tre Costituzioni buone, sono la monarchia, l'aristocrazia e la democrazia. Però ciascuna di queste tende a decadere nel corrispettivo negativo, cioè la monarchia diventa tirannide, l'aristocrazia diventa oligarchia e la democrazia diventa oclocrazia, cioè il potere della feccia, no? Il potere della plebe, della feccia, no? Dice appunto Roma che ha i consoli, la monarchia, l'oligarchia, no? Il senato, che è l'aristocrazia, e i comizi, che è la democrazia, è perfetta, certamente è un grande elogio di Scipione. Ma la cosa invece che mi interessa, perché proprio quando fa la sua poetica, tra virgolette, cioè il discorso sulla differenza tra storia e poesia, dice la poesia appunto può benissimo mettere in campo sentimenti, lacrime, scene di dolore, la storia no, la storia deve raccontare le cose come sono andate, poi il dolore, come se il dolore non ci fosse nella storia, cose come sono andate, perché appunto chi vuole imparare, che sia utile a chi vuole imparare, perché ripete Forno e Tucidide, il quale aveva già detto Tucidide nel V secolo, che la storia deve essere utile insomma a chi vuole imparare. E allora lo dice questo Polibio in polemica con un altro storiografo, Filarco, che poi i secoli hanno cancellato, il quale raccontava le pene delle città che venivano appunto devastate, dalle donne uccise. Questo non bisogna dirlo, bisogna stare sempre dalla parte dei vincitori, il concetto è questo, capite? Allora, siccome i romani vincevano, eccetera, e gli Achei poi, di cui faceva parte Polibio, si erano asserviti ai romani, prima alleati e poi asserviti, allora se c'era invece uno dall'altra parte che raccontava gli eccidi compiuti dai vincitori, questo non era un buono storiografo, capite? Perché gli eccidi, appunto, con le donne che piangono, i bambini colpiti dalle spade, lasciamoli raccontare ai poeti. No? Volete sapere dov'è che c'è un bambino trafitto da una spada nella poesia? Nelle Troiane, qui ce l'avevano molto bene, nelle Troiane di Euripide c'è Andromaca che soffre perché suo figlio perché i greci hanno deciso di ammazzare suo figlio a Astianatte per paura che diventi forte come il padre. E allora poi Andromaca dice delle parole molto belle, dice o barbari exeurontes elenescacà, cioè o greci che avete trovato dei malefici davvero barbarici, cioè dice i veri barbari siete voi greci che date a noi appunto a noi stranieri non greci dei barbari, capite? Voi che uccidete i bambini che non sono colpevoli di niente, i veri barbari siete voi, questa è una Andromaca di Euripide, per cui appunto nella storia si trovano
e nella poesia si trovano opinioni contrapposte, no? Polibio che dice guai a raccontare le pene dei bambini, e invece Euripide che denuncia i greci stessi per obiettività epica. Siete? Dico epica perché vuol dire, qui è una tragedia che c'entra epica, perché Omero racconta la guerra di Troia presentando il valore anche dei troiani. E quindi appunto questa obiettività epica rimane poi in molta storiografia successiva, no? Nel senso che il nemico, Erodoto per esempio, inizia le sue storie dicendo racconto le storie, le imprese grandi e meravigliose compiute da greci e da barbari. E Andromaca dice addirittura i veri barbari siamo noi greci. Beh, allora andiamo avanti, vedete come ogni cosa ci porta a dire anche altro, porta a tragedia eccetera. La storia deve dire, istruire, convincere, poi per sempre con fatti e discorsi veritieri, come se l'uccisione dei bambini non fossero fatti da loro. Nella storia la precedente il vero per l'utilità di quelli che vogliono imparare, to alezzes tra l'altro non alezza è la verità, vuol dire non latenza, perché lanzano vuol dire rimango nascosto, quindi alezzes è un altro privativo, vuol dire la non latenza, cioè fare uscire, smascherare, fare uscire dal nascondiglio la verità. Vabbè. Allora, guardate, per quanto riguarda Catarse e Mimesi, si ritrova pari pari nella metà di Shakespeare. Vi interessa questo? Sì, guardate, la metà di Shakespeare dice, io ho sentito, volete in inglese o in italiano? In italiano. Allora, io ho sentito che delle persone colpevoli, guilty creatures, sedute davanti a uno spettacolo, hanno, siccome sono state colpite dalla bellezza della scena, sono rimaste così colpite nell'anima che hanno proclamato, hanno confessato le loro malefatte. Vedete? Proprio la catarsi, no? La bellezza della scena ti spinge a confessare. E la mimese è questa, sempre l'Amleto di Shakespeare. Allora, questo è 2-2, Hamlet 2-2. Adesso Hamleto 3-2, la mimesi, dice lo scopo dell'opera, insomma, della dramma, dell'arte drammatica, è appunto mettere uno specchio, to hold as the mirror up to nature, mettere uno specchio davanti alla natura. Vedete qui la mimesi, pari. Oppure pensate per quanto riguarda il vero, no? Tucidide che appunto bisogna raccontare la verità, guai il mito sulla verità e anche Polibio. Manzoni, il morto di Carlo Imbonati, dice il santo vero mai non tradire. Il santo vero mai non tradire. Il culto della verità in alcuni autori. Che poi c'è Manzoni che copre, presenta l'amore come una schifezza orrenda, insomma. Appunto quando dalle rane Eschilo dice, Euripide, tu hai rappresentato l'amore, non dovevi, anche Manzoni, infermo Lucia, dice, di amore se ne fa anche troppo, no? E quindi appunto, tante volte più di quello che serve a conservare la nostra riverita specie, e quindi non è il caso di raccontare la storia dell'amore. Qui è roba da manicomio, secondo me, comunque, sono deliri, comunque. Allora, una ristagione ancora. Dice, il personaggio tragico non deve essere, il protagonista, l'eroe tragico, non deve essere un criminale, no? Deve essere uno che ha commesso un errore, no? Quindi non c'è un crimine, ma c'è una martia, o amartema, un errore. Perché questo? Perché se si presenta, perché insomma, quello che è mezzo colpevole e mezzo innocente, che ha commesso un errore, poi faccio l'esempio di Edipo, ma non un crimine, con questo lo spettatore non può identificarsi, capite? Perché se c'è il criminale che viene punito, lo spettatore è contento. Se invece viene punito un innocente, lo spettatore è disgustato. Allora invece bisogna che ci si identifichi col personaggio e quindi deve essere il suo un errore. E allora Edipo, per esempio, no? Edipo che appunto ha sposato la madre e ha ucciso il padre, però non sapeva che Giocasta fosse sua madre, né sapeva che Laio fosse suo padre, anzi Laio l'aveva colpito in testa, gli si era difeso da Laio. Poi Giocasta gliel'ha andata in moglie perché appunto aveva liberato Tebe dalla Sfinge,
e quindi non c'è nessuna colpa, no? Però invece Sofocle gli attribuisce tutt'altra colpa che di solito non viene indicata, cioè il fatto che Sofocle è molto pio e religioso, il fatto che Edipo dice, si vanta, dice io gnome chiresas, cioè avvalendomi della mia intelligenza ho risolto l'enigma della Sfinge senza consultare il volo degli uccelli. E questo secondo Sofocle è blasfemia pura, insomma è ibris, perché è presunzione intellettuale. Cioè l'uomo, l'intelligenza dell'uomo è limitata, l'uomo che pensa di poter capire tutto con la sua ragione è un poveretto, è un criminale, insomma, un delinquente. Edipo infatti poi questo lo capisce e allora arriva attraverso la sofferenza, arriva alla comprensione, che è una legge della tragedia, codificata così da Eschilo nella Agamennone, toparzei mazos, cioè attraverso il dolore, la sofferenza, il pathos, arriviamo al mazos, a capire. Se arriviamo a capire allora ci salviamo, se invece perseveriamo nella sofferenza, nel non capire, allora andiamo in rovina. Capite? Questo è vero, perché è capitato a tutti noi. Io guardate, dico sempre, perché studiare il greco e il latino quando ero lì appunto nella Sis, no? Mi chiederanno i ragazzi perché il greco e il latino. Allora, gli imbecilli, cioè quelli con i quali non sono d'accordo, spesso sono imbecilli, no? Ah, perché il greco e il latino? Non servono il greco e il latino, non servono a niente, non sono servi di nessuno. Invece io rispondevo perché il greco e il latino ci servono per parlare meglio la lingua italiana. E questo serve a persuadere, e la persuasione è utile in tutti i campi. Dal prete al medico al seduttore, in tutti i campi la persuasione è una forza insostituibile, no? E allora il greco e il latino ci insegnano a parlare in maniera più persuasiva e questo piaceva ai ragazzi, insomma, no? E citavo anche dei versi di Ovidio che fanno non formosus erat, sed erat facundus ulixes, cioè Ulisse non era bello, ma sapeva parlare bene, e tamen equore as torsit amore de as, e tuttavia, pur non essendo bello, faceva torcere l'amore le dee dell'acqua. C'è una descrizione di Omero nell'Iliade dove proprio addirittura Odisseo è descritto come un mostro, un mostreggiato, insomma, no? Però insomma, sapeva parlare in maniera tale che affascinava. Quando volete che vi fermi su un punto me lo chiedete, se no devo un po' tirare via, altrimenti. Allora, l'errore, eccetera, eccetera. Vabbè. E anche Leopardi su questo dice l'uomo dappertutto cerca il suo simile, no? E c'è la poesia, i drammi, eccetera, non possono durevolmente né molto dilettare se versano sopra uomini di costumi, opinioni, eccetera, troppo diverse dalle nostre. Quindi bisogna che l'eroe tragico abbia qualcosa in comune con noi, soffra per uno sbaglio, non per un crimine enorme. Questo, su questo Leopardi è d'accordo con Aristotele, no? Del resto Leopardi, vabbè, questo possiamo stare. Allora, quindi la marchia, l'errore, si può dire amartia o amarte, ma fate degli occhiali, evidentemente non mi sono simpatici. Dice, è a metà strada tra la sfortuna e l'ingiustizia. Questo è abbastanza interessante, insomma. Proprio c'è Kierkegaard che parla di ambiguità estetica della colpa, insomma, no? C'è uno scritto di Kierkegaard e Heller, no? Il riflesso restante del tragico antico nel tragico moderno dice appunto che il personaggio tragico non è mai del tutto colpevole, perché è molto condizionato dal fato, dalla polis, insomma, non è uno che vive in solitudine e fa tutto per suo conto, no? E quindi c'è questa ambiguità estetica della colpa, estetica perché poi è rappresentata in maniera artistica, no? Che però approfondisce il dolore, perché l'uomo poi riflette, pensa, eccetera. Questa è una curiosità, per dire poi come... Ecco, beh, un'altra curiosità. Tragedia e commedia, va bene, allora abbiamo questa cosa. Allora, nel prologo del film Melinda di Woody Allen, mi diceva l'amico ospite che ama il cinema, anche io lo amo, c'è questa battuta, la differenza fra tragedia e commedia, dice il protagonista, la tragedia di confronts, cioè la tragedia fa dei confronti, la commedia invece è evasione. Questo è abbastanza interessante perché appunto il riso tende a farci dimenticare la mortalità, eccetera, no? E quindi la commedia evasione invece la tragedia istituisce dei confronti, qui io ho aggiunto tra chi?
per esempio Eschilo tra uomini e donne, c'è molto scontro tra i sessi in Eschilo, no? E anche tra civiltà diverse, no? Sofocle tra religiosità e razionalismo, che per lui è impio, e Euripide tra uomo e donna nel privato, però, mentre Sofocle nel collettivo, nella civiltà, nel privato, pensate Giasone e Medea, no? Però anche poi tra barbari, tra ateniesi e spartani, vabbè. Oppure, sempre in questo film, anzi in un altro film, il film è sempre Melinda e Melinda, c'è un personaggio che dice: noi ridiamo per mascherare appunto il terrore della mortalità, insomma. E dopo ancora un'altra testimonianza di Apuleio. Apuleio è uno scrittore latino, africano, che però scrive in latino del secondo secolo d.C., dice nei Florida: comedus sermocinatur, tragedus vociferatur. Comedus, ma sono il tragedus vociferatur, cioè quello che scrive commedie appunto parla in maniera colloquiale, invece quello che il tragediografo scrive parole che devono essere declamate, vociferatur. No? Insegna delle declamazioni, anche Ovidio dice: grande sonante tragici, tragicosta ciattina qualcuno, cioè i tragici appunto suonano, risuonano in maniera grandiosa, no? E l'ira si addice ai coturni tragici, erano le scarpe degli stivaletti degli attori tragici. Invece il soccus, la pantofola del comico, usa appunto badrato dall'esperienza quotidiana. Vabbè. Poi torniamo ad Aristotele, dice: all'inizio la tragedia era un'improvvisazione, nasce da quelli che improvvisavano canti d'onore di Dioniso, nasce dal ditirambo, quindi insomma, la madre della tragedia sarebbe il padre, sarebbe il ditirambo. E poi dopo si raffinò mano a mano, dopo appunto uno dei coreuti si staccò dal coro e cominciò a dialogare con il corifeo. E quindi poi dopo da Eschilo aggiunse il secondo attore, Sofocle un terzo attore, quindi a mano si modificò. Ma l'inizio era appunto un canto in onore di Dioniso, quindi da collegarsi al culto dionisiaco. Dopo Dioniso appunto non compare tanto spesso nelle tragedie, però c'è una tragedia intera, le Baccanti di Euripide, molto bella tra l'altro, che rappresenta un Dioniso crudele proprio, no? Un Dioniso dogmatico crudele che impone la sua religione ai tebani, spingendo una madre e delle zie a fare a pezzi un figlio nipote, un ragazzo che era il re di Tebe, che si era opposto a lui, capite? Quindi una religione proprio cattiva, insomma. E qui i critici sono incerti se dire è una panino di ira, cioè Euripide torna alla religione dopo aver bestemmiato precedentemente, hanno detto male degli dèi, oppure è un rinforzo di quelle bestemmie, si presenta un dio molto cattivo, insomma. Però lo spettatore si può spaventare e dire che bisogna essere religiosi, se no ci va a finire. Secondo me è soprattutto una tragedia contro Tebe. Tebe era la città più odiata, più odiosa per gli ateniesi, no? Dopo questi autori, tutti e tre, tendevano molto a compiacere il pubblico, no? Presentavano il mito di Stato. Il mito di Stato vuol dire Atene, la città più colta, più luminosa, più bella, no? Ha generato le grazie, la madre, le grazie, le muse, tutto, no? E Tebe invece era odiatissima perché aveva sempre combattuto contro gli ateniesi. Alla fine dell'anno del Peloponneso, un tebano Erianto propose che Atene venisse rasa al suolo. Per fortuna gli spartani si opposero, insomma, quindi no, questo non accade, anche perché un commensale recitò dei versi di Euripide, e Euripide in questo caso salvò, era già morto, no? Però salvò la vita. Allora, quindi qui Dioniso è un dio terribile. Invece per esempio nell'Iliade Dioniso è un dio vigliacco, è un dio spaventato, Phobetheis, quale è il sesto canto. Inseguito da un re cattivo, si chiama Licurgo, si getta nell'oceano e va nelle braccia di Tetide. Capite? Quindi dio cattivo, dio spaventato. Nelle rane di Aristofane è un dio buffone, un dio proprio vigliacco e buffone. E quindi appunto ci sono molti personaggi che cambiano identità, natura, a seconda del testo dove si trovano, capite?
personaggio del mito è un po' come una parola del vocabolario che prende significato dal contesto in cui si trova. In greco poi questo è molto... In greco è un po' difficile, può essere difficile a tradursi per chi non c'è molto dentro, perché una parola può significare una cosa che è contraria, a seconda della, del contesto. Se vuole dire una cosa, qualcosa di molto diverso. Vabbè, dicevo prima eidos. Eidos in genere vuol dire appunto rispetto, è un grande valore. Però in quel contesto di prima, dell'Ippolito, di Euripide, eidos voleva dire irrisolutezza. Quindi, oppure esuli, ci sono due erides. C'è l'eris, eris vuol dire contesa. L'eris buona e l'eris cattiva. L'eris buona, la contesa buona, è quella che ti spinge a far meglio del rivale. La contesa cattiva è quella che ti spinge a far del male al rivale per appunto per batterlo facendogli del male. Capite? E quindi il contesto è molto importante. Andiamo avanti. Poi, ecco, una cosa strana è che Leopardi sbaglia il dramma, vi dico un po' di termini, non di Badone, e su questo io sono completamente in disaccordo, sebbene ami e apprezzo molto Leopardi, e che dice il dramma è, non è poesia naturale. Poesia naturale, cioè vera figlia della natura, è la lirica. Perché nella lirica il poeta, appunto lirico, è Pindaro, secondo me, è il massimo dei poeti lirici, esprime direttamente, no? Non so, è un parto sconvolto, eccetera, dei sentimenti, esprime direttamente la sua anima, insomma, i suoi sentimenti. L'epica dice, ancora può stare perché è una lirica allungata, no? Non so se pensa alla Divina Commedia che è scritta in prima persona, no? E quindi racconta di sé Dante, no? E quindi l'epica è una lirica allungata, e poi ancora... invece dice il dramma è un intrattenimento di classi colte, di persone colte, che è il poeta che per scrivere deve impersonarsi, spersonalizzarsi da sé, e impersonarsi nei suoi personaggi, impersonarsi nei suoi attori, quelli che devono recitare, insomma, nei personaggi del suo grado, no? Oreste, Agamennone e così via, non è appunto un poeta, perché appunto ci vuole un'estraniazione da se stesso. Per me questa è una grande incomprensione di Leopardi della poesia. Invece secondo me, almeno nella letteratura greca, è il massimo, è l'acme della letteratura. Però non rifiuto di parlare. Sentite, il teatro, sapete come era costituito? C'era la cavea, no? Coidon in greco, dove sedevano gli spettatori. Poi c'era l'orchestra, vuol dire il luogo della danza, orcheona di danzo, dove il coro cantava e danzava. Sull'orchestra, secondo alcuni, c'era una piattaforma un pochino più elevata, si chiamava l'Odeion, dove gli attori recitavano. Poi dietro c'era la schenè, vuol dire tenda, che era lo sfondo, insomma, no? Che poi più avanti viene tenda come volta, si misero dei cartoni che dovevano simulare un palazzo, o una chiesa, un tempio e così via, no? E quindi c'era questo. Poi c'era la mecanè, cioè la macchina che serviva a spostare, no? Il deus ex machina, una specie di gru, chiamava infatti Geranos, anche il tipo di gru, che serviva a sollevare un personaggio che faceva la parte del dio, del deus ex machina, che risolveva le trame, le quali erano troppo intricate, che l'autore non riusciva ad arrivare alla fine, sapeva come, allora arriva il deus ex machina, che risolve tutto lui in maniera naturalmente soprannaturale. Per esempio Filotete, compare Ercole, alla fine Filotete, ce n'è diversi, dei ex machina. Vabbè, poi... quindi appunto modifiche, esche il parto numero degli attori da 1 a 2, sopra a 3, no? E dopo dice, poi un po' alla volta la parte del coro si ridusse. Su questo è molto critico Euripide. In effetti in Eschilo il coro a volte addirittura è protagonista, le supplici di Eschilo hanno il coro come protagonista, sono 50 ragazze, insomma, no? Le supplici. Poi il Sofocle è ancora importante, il Sofocle del coro esprime il punto di vista dell'autore, va bene? Senza introdursi nella trama, però dice come la pensa. In Euripide a volte sono invece delle cantatine poco significative, insomma, no? Si riduce davvero e secondo Nietzsche, questo è un altro grande difetto di Euripide, perché appunto dice la tragedia nasce dal coro e deve rimanere molto, deve lasciare al coro una parte principale. In effetti i cori di Sofocle sono meravigliosi, avete presente, vi faccio un esempio, lo squillo iniziale del primo stasimo dell'Antigone,
che fa pollata dei na, cuden antropi dei note non pelei, cioè molte sono le cose inquietanti e nulla è più inquietante dell'uomo. Questo vi dice come la tragedia appunto prendesse, rendesse tutto problematico, l'uomo visto come problema, mentre noi siamo abituati ai dogmi adesso, no? ci infliggono dei dogmi, insomma, no? Il potere ci infligge dei dogmi, invece la tragedia presenta tutto come problema. Sapete cosa vuol dire problema? Problema? Alla radice di proballo è qualcosa che ti viene messa davanti, quindi è un ostacolo che devi scavalcare, insomma, con la ragione, eccetera. Quindi molte sono le cose inquietanti e nulla è più inquietante dell'uomo. Poi spiega davanti questo coro dicendo l'uomo ha dominato la natura, un coro anche ecologico, insomma, ha sottomesso gli animali, ha soccato i mari, ha arato la terra, eccetera, però non ha trovato scampo dalla morte, no? Dalla morte non ha trovato uno scampo, quindi perché non riusciamo a eliminare questa cosa, tutto ciò che facciamo è alienato, no? C'è questa alienazione finale che aliena tutto, secondo me. Vabbè. E dice comunque, insomma, l'uomo che rispetta il bello morale, che sapete, i greci non distinguevano la bellezza dalla bontà, chiamavano kalokagazia, questa sintesi di bellezza e bontà, perché Leopardi dice, erano così intendenti e amanti del bello i greci che non riuscivano a distinguerlo dal buono, no? Allora, se uno rispetta il bello morale, conclude questo pur che ho compiuto le invenzioni, allora mi sia pure amico, compagno di focolare. Però invece chi non rispetta il bello morale deve essere cacciato dal polis, dalla città. È splendido questo coro. Magari più avanti, se capiterà, lo commenteremo tutto. Vabbè, poi ancora, ecco, gli attori usavano una maschera, in greco si dice prosopon, in latino persona, no? Una maschera, erano tutti maschi e ogni attore faceva più di una parte, no? Per cui era difficile che potessero recitare in maniera straschiava, cioè identificandosi col personaggio, no? Per appunto c'era quello che faceva la parte di Agade nelle Baccanti, la madre che ammazza il figlio, e di Penteo, il figlio ammazzato dalla madre, lo stesso attore faceva due parti, per cui appunto era difficile identificarsi. Vabbè. Ecco, allora la tragedia complessa, ancora un po' di tempo, sì. Presenta peripezia e riconoscimento. Quindi Aristotele fa una descrizione proprio non commentata, che però ci vuole, però serve, insomma, no? È come la grammatica. Io ho sempre sostenuto che non ci si deve fermare alla grammatica, alla sintassi nel latino e nel greco, però ci vogliono, però bisogna partire da quelle e dopo bisogna andare avanti, capite? Così appunto questa struttura è un po' come. Allora, peripezia, peripeteia, alla radice di pipto, cado, quindi peripezia è una caduta dall'alto, insomma, no? C'è sempre un capovolgimento, no? Dall'alto in basso. Allora succede che Edipo, diciamo l'Edipo re, che è la tragedia forse più nota, entra in scena come l'uomo, il re che salvifico, no? Che ha salvato Tebe dalla Sfinge con la sua intelligenza, eccetera, eccetera. I cittadini lo adorano, lo trattano come un dio. Esce invece dalla scena alla fine come Farmacos. Farmacos è il capo espiatorio, no? Proprio accecato, malfamato, proprio l'ultimo degli uomini, capite? Il Farmacos era il capo espiatorio, la medicina umana, che doveva essere cacciata, allontanata dalla città perché la città si salvasse. Non so, questi paesi tipo Pesaro, forse anche qui quando eravamo ragazzi noi c'era lo scemo del villaggio, che era il Farmacos nostro, e noi ragazzini crudeli lo insultavamo, lo sbeffeggiavamo, no? Magari era un vecchio, questo si arrabbiava, non so se c'era anche qui, ma insomma, a Pesaro negli anni 50 ce n'erano un paio, e noi ragazzini crudeli, stupidi, cioè, facevamo di questo, era il tipo del Farmacos. E quindi peripezia, poi l'altro elemento che costituisce la trama complessa è il riconoscimento. Il riconoscimento vuol dire anagnorisis, passare dalla non conoscenza alla conoscenza. Per esempio Edipo deve riconoscere se stesso, insomma, no? Non sa di essere figlio di Giocasta e di Laio, e deve essere riconosciuto, e verrà riconosciuto anche dalla madre come proprio figliolo, no? E quindi c'è questo riconoscimento, ma in molte tragedie pure. Nell'Ifigenia in Tauride, Oreste e Ifigenia si riconoscono quale fratello e sorella, insomma, senza saperlo prima.
allora la parola complessa ha entrambi questi elementi, no? Allora il conoscimento può avvenire, appunto contiene il catalogo di Aristotele, non è entusiasmante, non è geniale, ma serve, anche perché mi fa parlare di qualche tragedia, può avvenire attraverso delle cicatrici. Questo si trova già in Omero, la cicatrice di Ulisse, nel 19° canto dell'Odissea, e Euriclea, a cui Ulisse, Odisseo, non si era rivelato, lo riconosce da una cicatrice che Odisseo se ne è fatto da bambino durante una caccia al cinghiale. No? E quindi, no? E questa, come si vede, la cicatrice si trova anche nelle lettere di Euripide, d'accordo? Quindi può avvenire dalla... pure attraverso una lettera. Questo succede nell'Ifigenia in Tauride, c'è una lettera che viene scritta da Ifigenia per il fratello Oreste, che però non ha riconosciuto, e la dà a Oreste perché la porta a Pilate, perché la porti a Micene, e leggendola vedono appunto che Ifigenia è la ragazza che si è sottratta appunto al sacrificio di tanti anni prima. Insomma, i due fratelli si riconoscono attraverso la lettera di Ifigenia. Oppure per sillogismo, questo magari piace ad Aristotele, un ragionamento, questo si trova nelle coefore di Eschilo, un ragionamento assurdo, no? Perché c'è Elettra che vede l'impronta di un piede, un riccio tagliato, e dice guarda, questo piede, questa impronta di questo piede assomiglia alle mie impronte, il riccio assomiglia ai miei, deve essere tornato a Oreste, no? E allora Euripide nella sua Elettra, che ha la stessa trama, dice questo è assurdo, perché i capelli possono essere uguali in due che non sono fratelli, o viceversa, due fratelli possono avere capelli diversi. E per quanto riguarda il piede, intanto il piede non lascia l'impronta della roccia, no? Che era sulla tomba del padre, che insomma era una lastra sua. E poi i fratelli in genere della stessa famiglia, il maschio ha il piede un po' più grande della femmina, insomma, no? E quindi appunto questo proprio Euripide fa questo ragionamento e mostra lo sbaglio di Eschilo. Bene? Io come Euripide posso più attento ai particolari. Quindi il riconoscimento è questo, poi ancora, ecco i caratteri. Vedete qui Aristotele è sempre molto reazionario, molto piuttosto reazionario. Dice che i caratteri devono essere buoni, va bene, questo va bene. Dice anche la donna, sebbene sia una creatura inferiore, può essere buona. E lo schiavo, che è una cosa da poco, può essere buono anche lui, bontà sua. No? Quindi è un cultore del senso comune, Aristotele. Mentre Platone tende a uscire dal senso comune, a volte anche in peggio, ma tende a uscire. Il carattere deve essere appropriato. Appropriato vuol dire coerente con il personaggio, e dice alla donna non si dice essere tanto virile e terribile, essere deinem, anche qui sbaglia, deinem vuol dire appunto inquietante, prima l'abbiamo tradotto, ma ha però anche un terribile, è quel deinom che c'era anche nell'antigone, no? E allora dice essere deinem, in realtà appunto nella Medea, c'è Medea che viene descritta dalla nutrice proprio come una donna deinè, una donna tremenda, insomma, no? E dopo Aristotele avrebbe commentato negativamente questo. Deinè, siccome è tremenda, Medea 44, nessuno cerca che abbia scritto odio con lei, intonerà facilmente il canto della vittoria. Quindi è tremenda e anche capace di vincere. No? Ecco, poi indica, quindi così devono essere coerenti, la donna non deve essere tremenda, eccetera, eccetera. Poi i modelli negativi dice Menelao nell'Oreste. Ecco, Menelao c'è un motivo, perché Menelao nell'Oreste di Euripide e anche in altri modelli di Euripide è negativo, perché Oreste rappresenta lo Spartano. Euripide scrive durante la guerra del Peloponneso, gli Spartani erano i nemici degli Ateniesi, quindi per compiacere il pubblico gli Spartani sono messi in cattiva luce. Oreste è un anche Oreste, ma in particolare Menelao e anche Elena, spesso, quindi addirittura nell'Andromaca, c'è Andromaca che invece si è permessa in ottima luce, la vedova di Ettore, quindi gli Spartani sono maestri di menzogne, non sono affidabili, sono dei brutti personaggi. Bene, e quindi dice invece non bisogna fare questo, dice Menelao è una gente di vagità non necessaria. Poi un'altra cosa che non va bene ad Aristotele, dice la protagonista dell'Ifigenia in Aulide è un paradigma di incoerenza. Allora vi spiego anche questo, no? Dice l'incoerenza fa
Ube anomalia. In realtà Ifigenia è una ragazzetta giovane, quindi i ragazzi sapete che sono, insomma, possono essere incoerenti, non realisticamente, possono cambiare idea, hai voglia. Allora, lei prima, quando sa che deve essere sacrificata affinché la flotta possa partire per Troia, sacrificata dal padre stesso, no? È terrorizzata. Dice, io amo la luce, amo questa vita, io voglio vivere, eccetera, eccetera. Dopo un po' però cambia idea, e anche qui c'è un motivo politico, e dice, io cambio idea, io voglio dare la vita per l'Ellade, do la mia vita per l'Ellade, i greci devono prevalere sui persiani e non viceversa, perché loro sono barbari, noi siamo civili, eccetera, eccetera. E a questo punto Achille si innamora di lei dicendo, sei meravigliosa, che bel carattere, la vuole sposare, eccetera, ma lei non vuole, vuole morire. E dopo pare che si è salvata da una cerva, sostituita con una cerva e portata da Artemide fra i tauri. E allora non si può escludere, no? In un ragazzo e in una ragazza l'incoerenza, il cambiamento dei sentimenti, figuriamoci. Diciamo, questo non è vero, Aristotele. No. Aristotele è un pragmatico, a me non è simpatico, però queste cose ti servono. Poi, ecco, se volete, Ifigenia, prima se avete qualche parola di Euripide. Prima non vuole morire, questa è l'ultima tragedia di Euripide, è proprio da dire il motivo per cui scrive questo. Arriva a dire che è meglio vivere, ecco, è meglio vivere male, kakos zen, piuttosto che kalos zanei, piuttosto che morire bene, in primo tempo. E poi invece cambia completamente idea. Allora, perché dice questo Euripide, scrive questo? Perché siamo alla fine della guerra del Peloponneso, proprio alle ultime battute, quando Atene stava perdendo la guerra, perché i persiani davano del denaro agli spartani, quali potevano pagare i marinai un obolo in più rispetto a come li pagavano gli ateniesi. Allora alcuni marinai atenei passavano agli spartani, insomma, no? E allora, insomma, Euripide con questa tragedia vuole chiamare a raccolta tutte le forze greche contro i persiani, vuole dire anche agli spartani, no? Non siate benevoli, non lasciatevi comprare dai persiani, che sono i nostri nemici, sono dei barbari, eccetera, no? Vedete che poi entra in contraddizione con altre cose che ha scritto lui, però questo qui è proprio un appello alla unità dei greci contro i persiani, no? Una crociata panellenica contro i persiani, dice assurdo che noi ci uccidiamo a vicenda e facciamo il gioco dei persiani, insomma, no? Che hanno sempre avuto dei nemici. Bene? E quindi voglio dire, c'è questi riscontri, questi significati politici, c'è nella poesia del V secolo, c'è molto, insomma, no? Leopardi, che appunto non capiva questa poesia, diceva Atene non ha mai avuto una poesia lirica, no? Non ha mai avuto un poeta lirico. Passa per farlo di civiltà, non un vero poeta non ha mai avuto, perché appunto i drammaturghi non sono poeti. In realtà la poesia lirica è tipica dei periodi di tirannide, no? I lirici sono fioriti nel VI secolo, nell'età dei tiranni, invece laddove c'è democrazia si tende a una poesia politica, e la poesia lirica, per quanto sia bella, è sempre un po' soggettiva, lo vedete? Quindi non parla, parla di sé, dei propri sentimenti, non è politica, non parla della polis. Invece dove c'è democrazia, dove c'è un popolo che ti ascolta, perché ragazzi, a teatro ad ascoltare i drammi ci andava tutto il popolo, eh? Ci andavano tutti, riempivano i teatri, non lavoravano addirittura gli ateniesi per andare a teatro e in agora, mangiavano, approfittavano delle risorse che estorcevano, del denaro che estorcevano agli alleati, perché poi era diventata una tirannide anche la democrazia ateniese nei confronti delle isole delle Egee, era diventata una tirannide. Lo dice Tucidide, lo dice Cleone, dice avete, abbiamo un impero che da me è una tirannide. E allora i 20.000 cittadini ateniesi, che non erano tanti, potevano permettersi di non lavorare, no? E prendevano pochissimo, 2-3 obili al giorno, ma gli bastavano per sopravvivere, non gli importava niente di lavorare. Sono rimasti i greci piuttosto fannulloni, no? Se voi andate in Grecia, i bar sono sempre pieni di gente seduta ai tavolini, insomma, no? E quindi hanno questa tendenza, anche questa tradizione. Vabbè, e allora il grande scrittore, la grande arte, ha bisogno della prospettiva di un popolo che la ascolti. È vero o no? Pensate appunto alla tragedia greca, anche alla
l'architettura greca, la possibilità di un popolo che l'ascolti. Se uno scrive per pochi dotti, scrive banalità, sciocchezze, bagatelle, squilli, insomma, scrive cose erudite che non migliorano moralmente chi le legge o esteticamente, niente, insomma. Capite? Pensate a certe poesie d'avanguardia, io mi stiro, gente come Quasimodo, Montale, per me sono illeggibili, non mi danno niente, perché sono difficili, perché il popolo non li capisce. Allora chi scrive in maniera tale che il popolo non capisce, non vale la pena essere letto, non deve essere letto neanche da chi studia, insomma. Io la penso così. E allora appunto, dove c'è democrazia, la poesia, dove c'è un popolo attento, un popolo culto naturalmente, no? Come quello ateniese, un popolo già raffinato, allora fiorisce la grande letteratura, la grande poesia. Sì. Credo che anche i grandi autori russi avessero molti lettori, insomma. So che in Russia si legge molto di più. Come? Pushkin almeno ai tempi miei lo sapevano tutti a memoria, i bambini, sempre sì, quasi sì, Pushkin. Allora andiamo avanti, c'è ancora un po' di tempo? Sì, anche per il dibattito sarebbe interessante, perché hai detto delle cose che secondo me sono molto... Se volete fermarmi e fare delle domande, io mi fermo. Provo a lanciare qualche altro concetto. Allora, interessante anche la condanna del mostruoso, to teratodes. Dice, bisognerebbe fermarsi, sempre Aristotele, poetica 1453b, al legittimo pongoso, tofoberon. Va bene, guardate, allora contrappongo a questo molta letteratura del Novecento, prendovi da una citazione da Musil, L'uomo senza qualità, che dice, se l'umanità fosse capace di fare un sogno collettivo, sognerebbe Mosbrugger. Mosbrugger era un pazzo criminale, un assassino di prostitute proprio seriale, che dice quando vedevo non so, la bocca di una donna, pensavo che dovevo infliggere una scucitura al collo, cose di questo genere. Ed è questo assassino, questo pazzo delinquente, era un po' il beniamino dell'alta società di Vienna, per dire la decadenza, no? Dove il mostruoso diventa invece caro, diventa interessante perlomeno. Allora, il mostruoso non ci deve essere, poi a dire la verità, il mostruoso c'è molto in Seneca, per esempio, in Seneca di Lagra, che poi da Seneca lo prende Shakespeare. Bene, invece Aristotele dice il mostruoso non deve esserci, dopo un mostruoso come quello di Seneca nei tragediografi greci non c'è, non la dico. Poi la funzione del coro. Qui abbiamo appunto sul coro, io ho molti autori, ora cerco di ridurre, di stringere al massimo. Allora Senofonte è l'allievo, passa per l'allievo stupido di Socrate, no? Cioè l'allievo meno insomma, più terra di Socrate. Platone è quello più elevato, no? Allora Senofonte dice, sentite questa, che i cori sono modelli di disciplina, e dovrebbero servire questi modelli anche all'esercito, insomma, come modelli di disciplina. Poi Demostene ripete un po' questo, Demostene nel Senofonte nei memorabili, Demostene, qui non l'ho segnato, nella prima Filippica, dice appunto il nostro esercito è disordinato e rischia di essere superato da quello macedone di Filippo, padre di Alessandro naturalmente, bisognerebbe imitare la disciplina dei cori. Poi Hegel ha scritto un'estetica, lo sapete, no? E quindi nell'estetica parla molto del dramma e dice tra le altre cose il coro insomma mostra la tendenza universale, universalizza le cose raccontate dagli attori, insomma, no? Poi Leopardi dice che il coro rappresenta quella parte della poesia che tende all'indefinito. Leopardi, sapete che la poetica dell'indefinito, no? È bello quello che è indefinito, è lontano, eccetera, e quindi il coro, che appunto non è una sola persona, lui dice che il coro, sapete, no? È il cantuccio che il poeta utilizza per esprimere la propria pienza senza cambiare i fatti della storia. Questa è la prefazione al conto di Camera.
Poi dice, dice, già detto, se non ricordo, che in realtà è il nucleo più importante della tragedia, no? È la fonte, il nucleo della tragedia. Schlegel dice che è lo spettatore ideale, nel senso che appunto il coro esprime il sentimento morale degli spettatori, dopo però Nietzsche irride questa formula, dice una formula che non significa niente, anche se ai tedeschi piace, perché i tedeschi sono portati all'idealismo, insomma, no? E ha ragione, perché lo spettatore ideale è un insomma, no? Poi Schiller dice che il coro è un muro della preparazione alla sposa di Messina, è un muro vivente che appunto si frappone tra il dramma, tra l'interprete del dramma e il pubblico. Questo piace a Nietzsche perché significa appunto posizione al realismo. Muro vivente vuol dire separare insomma la realtà empirica da quella artistica. Poi Gilbert Murray, che stima perché ha scritto un bel commento alle Baccanti, ha fatto l'edizione critica anche delle Baccanti, dice che il coro, appunto, che lui tende a dire che il coro, dopo aver rappresentato per esempio nel dialogo la morte, l'uccisione dei figli di Medea, il coro ricorda altre uccisioni di bambini da parte delle madri, e invece il pianto che viene da quei bambini torna indietro nei secoli e si universalizza, insomma, diventa il pianto dell'umanità intera, qualcosa del genere. E quindi, un'altra cosa, questo è molto più chiaro e più vero, il linguaggio poetico. E in questo do ragione in pieno d'Aristotele. Il linguaggio poetico, in genere il linguaggio di chi scrive, deve essere chiaro ma non pedestre, no? Quindi dice la virtù del linguaggio poetico è la chiarezza senza essere banale, deve essere chiarissimo, evidente, perspicuo, che si veda bene quello che dice, ma non essere banale. Questo a me piace molto, dice, arete, appunto, la virtù insomma della dizione poetica, essere safè, chiara, canè, tapeinè, no? E non essere invece terra a terra, insomma. Allora, come si fa a evitare la banalità nello scrivere? Anche questo è abbastanza interessante, Aristotele suggerisce la metafora, fare uso della metafora, di parole rare ma molto chiare, no? Che non è facile, insomma, copiare. È un po' uno snore, no? Copiare rarità a facilità di comprensione, però non è impossibile. Quindi deve essere appunto chiaro e non banale. La metafora, tra l'altro, indica l'intelligenza dell'autore. Metafora, dice Aristotele, ha ragione, è passare l'attribuire una trasposizione di senso, dire per esempio una metafora nell'Edipo Re, polis salewi, la città fluttua, ondeggia, non è la città che ondeggia, la barca che ondeggia, no? Però appunto la barca significa la città sostanzialmente, la città ondeggia, quindi questa è la metafora. Se invece si parla di barca lungo intendendo la città, allora abbiamo un'allegoria, capite? E quindi cioè, usare metafore, allegorie, e questo è abbastanza vero, no? E c'è anche segno di intelligenza la metafora, perché vuol dire cogliere la somiglianza tra cose lontane. Intelligenza si dice sinesis, sinemi vuol dire mettere insieme, no? Sinesis è la capacità di mettere insieme cose lontane, quindi cogliere le somiglianze, cogliere le analogie. Ecco, questa è l'intelligenza, e questo credo che sia vero. A me, che io uso questo metodo comparativo perché fin da ragazzo sono ero portato a trovare delle somiglianze tra i libri che mi facevano leggere da bambino. E quindi ho continuato per così, è stato duro imporla nei licei, perché non usavo, quando ho cominciato a insegnare nel 75, questo proprio non esisteva. Adesso ci sono anche delle cattedre universitarie di letteratura comparata, ma allora era una specie di profanazione della grammatica, no? Come se fare questo significa non fare grammatica. Vabbè, dopo l'ho avuta vinta però, ho avuto due ispezioni che mi hanno antielogiato perché stavano un po' cambiando i tempi, e quindi il preside è stato sbugiardato, ma è stato duro. Io credo che uno debba davvero non cedere mai, se credi in una cosa, che una cosa sbagliatissima è rinunciare al proprio orientamento, al proprio carattere, e cose di dire. Vabbè, ancora un po'? Volete chiedere qualcosa? Sono andato avanti, ne ho tante di cose. Chiedere qualcosa, sennò vado un po' avanti.
Allora, il confronto tra epica e dramma, che in questo sono d'accordo, a me piace molto anche l'epica, però il dramma di più. Il dramma è più completo, perché oltre, intanto è più breve, quindi è più concentrato, e quindi questo dona anche questo, no? C'è un rapporto di 1 a 10, tra l'Iliade e l'Edipo Re, se fate conto, 1500 e 15.000, d'accordo? E poi dice il dramma contiene la musica, contiene le immagini, no? La scenografia, la musica, quindi è opera d'arte completa, come poi ribadirà, dirà più chiaramente Wagner, insomma, grande opera d'arte completa. Ecco, dopo c'è il ritardare epico, nel senso che questo è un carteggio tra Goethe e Schiller, diciamo, il ritardare epico, per esempio la descrizione della cicatrice di Ulisse davanti per più di 100 versi, insomma. E quindi questo nel dramma non è possibile, no? Ecco, per quanto riguarda le unità aristoteliche, l'unica rispettata è quella di azione, quella di luogo no, perché nelle Eumeni si cambia proprio luogo, si passa da Delfi ad Atene, quindi unità di azione sì, di luogo no, di tempo nemmeno. Poi caratteristica del dramma, siamo su Hegel, è la collisione vuol dire lo scontro tra due opinioni diverse, diverse, no? Collisione più forte è quella di Antigone Creonte. In questo caso la collisione si conclude con la distruzione di entrambi, no? Distruzione di entrambi. E sapete, no? Antigone è per i rapporti di sangue, la famiglia, e Creonte invece per lo Stato. Quindi prevale lo Stato o la famiglia. Creonte vuole far prevalere lo Stato sui rapporti di sangue. E invece Antigone dice, comincia il primo verso, dice. O coina un'autodelfo mi smenescherà, si rivolge alla sorella dicendole, oh, sorella Ismene, sangue mio, mi dice subito. Però Ismene non accetta invece questa consanguineità perché è troppo rischiosa, eccetera. Cioè, sapete, Antigone vuole seppellire il fratello morto, questo lo sapete, e Creonte lo vuole impedire. No? E allora in questo caso non si arriva alla conciliazione, invece Hegel suggerisce la conciliazione che si trova per esempio nelle Eumenidi, no? Cioè, Eumeni dice il patriarcato che prevale, però anche le rimi che rappresentano il matriarcato ottengono una soddisfazione, ottengono un culto, seppure inferiore, più modesto, e quindi vince il patriarcato, ma le rimi si placano perché avevano minacciato peste e sterilità agli ateniesi che avevano assolto Oreste, però poi Atene le convince, avrete anche voi un culto, eccetera, eccetera, un po' da Metecio, direi. I Metecio sono i cittadini atenieri che non hanno la cittadinanza. E quindi appunto si arriva a una conciliazione. Vabbè, le Eumenidi. Poi, ecco, lì c'è, vabbè, questo dovessi mostrare. Ecco, per quanto riguarda la commedia, come questo, dice che qui prevale la soggettività, perché poi appunto quando si va verso la soggettività non c'è solo questo, anche nella commedia dell'Aristofane almeno c'è la politica. Soggettività, perché casomai viene fuori con Menandro, con la commedia Roma, no? La soggettività è segno di impoliticità, di decadenza, di fine della democrazia. Infatti nel IV secolo Atene non è più libera, no? È sottomessa alla Macedonia, la democrazia non esiste più, e quindi appunto si passa dal politico al soggettivo. E questo si vede nella commedia Roma, secondo me, però non tanto in Aristotele. Poi, ecco, questo Woody Allen che dice, che questo è interessante, nel film Crimini e Misfatti, commedia è la tragedia più del tempo, comedy is tragedy to time. E guardate, Marx anche ha detto una cosa del genere, nel 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, dice che la storia si ripete la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa, no? Cioè se si prende tempo, questo anche nella nostra vita, no? A volte ci prendiamo delle arrabbiature, dei dolori terribili, magari, però se si prende tempo poi dopo la cosa può diventare anche positiva, insomma, no? Anche più leggera, almeno. Quindi la commedia è tragedia più tempo. A volte le cose che sembrano tragiche, prendendo tempo, diventano anche ridicole. Se penso ai miei amori passati, insomma, che mi fecero soffrire, che sono durati poco, la nonna che mi ha lasciato. Adesso dico, meno male. No, nel senso che se una cosa va male, è bene che vada male, no? Se una cosa va male deve finire, ma per carità continuare le cose che va male. Ci vuole un po' di maturità per capirlo. Il ragazzo ci soffre, no? Non lascia quella che gli piaceva tanto, però se ti lascia vuol dire che tu gli piacevi tanto lei, e quindi tanti saluti.
Vabbè. Ecco, va bene, quindi è qualcosa di interessante per quanto riguarda, c'è Pirandello, non so se conoscete il saggio sull'umorismo. Pirandello dice che Aristofane non è umorista, perché sapete la differenza tra il comico e l'umoristico? No, forse. Allora, la comicità è l'avvertenza del contrario, cioè vedo una cosa che è il contrario di come dovrebbe essere. Lui fa l'esempio di un'anziana molto truccata, o un anziano, in lui c'è un anziano, io direi anche un anziano, molto truccata, e allora ci viene da ridere, no? Quella cosa si conosce come un pappagallo, che sempre quello fa, eh? Ecco, però dice, l'umorismo invece, nell'umorismo, all'avvertimento del contrario, succede la riflessione, e quindi anche il capire, se magari tu ti poni il problema, ti chiedi, questa poverina magari è una vedova più giovane, fa questo perché vuol piacere a una vedova più giovane, quindi insomma subentra la comprensione e la compassione attraverso il sentimento del contrario, questo è molto intelligente secondo me. E allora appunto dice Pirandello, Aristofane non è per niente umorista perché non ha il sentimento del contrario, lui vede soltanto tutto il ridicolo da una parte e invece il positivo da un'altra, e questo è abbastanza diverso. E quindi abbiamo detto anche questo, però sono a buon punto. Ecco, poi una cosa, Schopenhauer fa una critica alla tragedia, ne parlerà anche per la diplomena, dicendo che la tragedia classica a lui non piace, perché dice non porta mai alla rassegnazione. Cioè i personaggi della tragedia, anche non so, una Cassandra che nell'Agamennone e Eschilo dice archeica Dios, basta la vita, non voglio più vivere, però si aspetta sempre la vendetta, no? Si aspetta una rivincita, una vendetta perlomeno, una vendetta postuma. E quindi questo non va bene, non porta alla rassegnazione. Invece dice la tragedia cristiana, tra i successivi, no? Fa l'esempio della Maria Stuarda, sì, di Schiller, che vola in cielo, tutta pacificata, tutta contenta, tutta santa, insomma. E quindi conduce alla rassegnazione la tragedia post-classica. Quella greca invece, no? Si aspettano sempre la vendetta, la rivincita, la rivalsa, eccetera. E Nietzsche se la prende con questo ex maestro, con Schopenhauer, dicendo appunto la tragedia non insegna per niente la rassegnazione, non deve per niente insegnare la rassegnazione, la tragedia è il coraggio di guardare negli abissi orrendi, insomma, nei fatti appunto più dolorosi, perché l'uomo forte sa fare questo, insomma, e non si rassegna per niente, ma tiene gli occhi aperti su questi fatti. Avete visto il film Annette? Ve lo consiglio. Qui c'è... Di chi è? Non so, c'è la Copiar, io ci sono andato perché a me piace molto la Copiar, il regista non lo conosco però, è un film bello perché insomma c'è, viene si fonda tutto su una cosa che ho letto in Nietzsche, nei suoi frammenti postumi mi pare, che dice se tu guardi lungo l'abisso, finirà che l'abisso entrerà in te. Sì. Questo è molto bello, eh? Tu guardi, è vero, eh? Tu guardi a lungo l'abisso, tu frequenti proprio i mostri, rischi di riuscire a mostro anche tu, no? Anche te. Però è un concetto primitivo, perché chiedo scusa. Sì, è un concetto primitivo perché se tu chiami il lupo spuntano le orecchie, se tu chiami il diavolo, vedi, cioè è tabù, sì. È il concetto di tabù. Sì, e quindi è. Sì, nemmeno a me piace guardare l'abisso, proprio perché so che a un certo punto. Non ti è piaciuto? Guardare l'abisso. Ah, guardare l'abisso? No. C'è il rischio di caderci dentro. Sì. No, perché sì, ti cioè, guarda lui. Non puoi guardare, ma non ti ci devi soffermare. Perché alla fine di questo film sono due che vanno in rovina, marito e moglie, e lui dice alla bambina che hanno generato, dice io appunto ho guardato l'abisso, poi ci sono caduto, quindi per me c'è una reminiscenza di Nietzsche, tu non soffermarti mai a guardare l'abisso, una bambina piccola, che però lo rifiuta, molto bello, ve lo consiglio, cioè, veramente, fa pensare. Vabbè. Poi ancora, ecco allora, la rassegnazione quindi non è il caso, e dopo addirittura appunto in Euripide a volte si trova anche dell'ottimismo, per esempio delle supplici di Euripide, sono quelle di Eschilo anche di Euripide, no? Sono nel 422, quindi c'era una ragione politica, precedevano di un anno la pace di Nizza, la tregua mal sicura tra Atene e Spartani, c'è appunto Teseo che dice
gli dèi ci hanno dato il bene più che il male, no? Ci hanno dato il bene, ci hanno dato l'intelligenza, ci hanno dato la parola che può esprimere l'intelligenza, altrimenti non varrebbe la pena di vivere. Quindi ci sono a volte anche espressioni di ottimismo nella tragedia, quindi la storia della rassegnazione non c'entra quella che è. Beh, io credo di aver finito, quasi portato a termine. Un'ultima cosa che mi può interessare. Freud dà questa interpretazione della sua genere, nel suo ultimo, l'uomo Mosè è la religione monoteistica. Allora si chiede chi è l'eroe. L'eroe, dice, nella nostra cultura occidentale è il bambino che sopravvive alla maledizione del padre e non della madre, no? Il bambino che viene abbandonato, quindi Edipo per esempio, no? O Paride, o Romolo, Mosè, ce ne tanti, no? Il bambino che viene abbandonato poi invece se la cava. Allora dice l'eroe, questo è l'eroe. L'eroe della tragedia è proprio quello, appunto, Edipo, che sopravvive alla maledizione del padre e poi lo uccide. Lo uccide il coro e la banda dei fratelli che appunto insorgono contro questo padre tiranno, no? Perché Freud sostiene che anche l'incesto deriva dalla proibizione che il padre tiranno aveva imposto a tutta la tribù di avere rapporti sessuali con le femmine che dovevano essere tutte sue. Il tiranno del gruppo voleva il monopolio delle femmine e aveva imposto appunto la castità a tutti gli altri maschi. Allora, secondo Freud, a un certo punto questi maschi si coalizzano e ammazzano il padre, guidati dall'eroe. Allora il coro è la banda dei fratelli e l'eroe della tragedia è l'assassino del padre. E lì, in effetti, è così. Bene, allora io la mia parte di oggi dovrei terminare. Sentite, per la prossima volta, che sarà il prossimo giovedì, che è abbastanza presto, avete qualche preferenza o faccio delle scelte io? Ditemi se avete qualcosa, scrivermelo se volete passarci un momento. Io non so se andare avanti su concetti generali, fermandomi poi su alcuni punti che si trovano in concetti generali, oppure prendere addirittura una tragedia. All'inizio è meglio il primo metodo, quello generale, e poi eventualmente soffermarsi su. Tu preferisci appunto altri? Sì. D'accordo su questo? Ci fermiamo solo sulla tragedia greca? Com'è? Ci fermiamo sulla tragedia. Andiamo avanti sulle idee generali relative alla tragedia greca, poi con dei collegamenti anche a tempi moderni, come avete visto, no? E laddove c'è magari una tragedia che mi interessa in particolare, io posso fermare anche mezz'ora a parlare, capite? Quindi, magari la terza volta, se questo vi basta, la terza volta prendiamo o le diporee o le mancanti, una di queste. E quindi in queste poi ritroviamo tutto ciò che abbiamo detto, verifichiamo tutto ciò o confutiamo tutto ciò che abbiamo detto nella parte introduttiva. Ecco ragazzi, sono molto contento quando vedo un pubblico attento, perché vuol dire che questi autori sono vivi ancora, ci riguardano, parlano di noi, ma è così, Vengono rappresentati ancora, voglio dire. Come? Vengono ancora rappresentati, vuol dire che in qualche modo parlano ancora? Sì, purtroppo sono 2 anni che adesso vi assiedo a Cusa, io vado tutti gli anni a Siracusa a vederli, solo che sono 2 anni, sono che col Covid ho avuto paura di prendere l'aereo. Su Rai 3? No, per il Covid, non per l'aereo. Ho paura anche dell'aereo, sì, però l'aereo, quella da supero. Invece prendo l'aereo col Covid, sono 2 paure troppo. Anche oggi avevo paura di prendere il treno, poi dopo mi sono fatto notare. È andato molto per fortuna. Sì. Vuoi chiedere qualcosa? A proposito della rassegnazione. A proposito della rassegnazione. Sì. È nell'Edipo Re che si parla dei beati coloro che non sono mai nati, in conclusione questa allora, ottima domanda. Allora, questo qui è un concetto diffuso, questo è piuttosto nell'Edipo Colono, però è un concetto diffuso, nell'Edipo Colono, proprio diciamo, queste parole, dice la prima cosa è non essere nati, la seconda è morire subito dopo. Questa si chiama sapienza silenica, che si trova in diversi autori, certamente in Leopardi, no? Nella storia del genere umano. Si trova in Erodoto, quello che dice con maggiore chiarezza è Erodoto, nella storia di Cleone di Milone, che è questa, non mi fa piacere questa domanda, lo sapete se è importante. Racconta che un giorno una sacerdotessa, mi pare ad Argos, doveva andare al tempio della dea
di Ario, che era un elemento a te, e doveva portare uno stato della dea in questo tempio su un carro tirato da buoi, naturalmente. Solo che i buoi stavano lavorando i campi e non erano disponibili. Loro, due figli suoi, Cleo e Bibitone, che erano stati anche, ci sono le statue ad Elfi, Bibitone, che erano stati anche atleti olimpici, sono dei ragazzi robusti, no? Si sono messi da gioco e portarono la madre a questo tempio. Arrivati, la madre pregò la dea di fare una grazia ai figli, insomma di dare loro la cosa più bella, e la dea li fece morire subito. Questi si addormentarono e morirono. E Erodoto dice con questo, la dea mostrò che per l'uomo è meglio essere morto che essere vivo. Insomma, questa è la sapienza sileniche, perché Sileno disse questo alla Remida, che gli chiedeva qual è la cosa più bella. La cosa più bella è non nascere. La cosa seconda, cosa più bella, è morire appena nati. Dopo questa sapienza sirenica, che ti dico si trova qui in tanti anche nel Medicolona, poi anche altrove, viene ribaltata invece, rovesciata completamente nell'Odissea da Achille morto. Nell'undicesimo capitolo dell'Odissea c'è l'evocazione dei morti, no? E Achille dice a Ulisse, splendido Odisseo, non consolarmi della morte, perché io pur di essere vivo, sì, sarei disposto a essere il servo di un uomo povero, essere un bracciante a servizio di un uomo, quindi la vita prima di tutto, la vita è il valore massimo, proprio il contrario. Sì. Questo piace molto a Nietzsche, perché dice, guarda come Omero appunto ha rivalutato la vita, perché se non c'era questa riabilitazione, i greci passavano alla fine dei malinconici etruschi, cioè si estinguevano come cultura, no? Si prevaleva questa sapienza sinica. Un'altra domanda. Va bene ragazzi, allora... ragazzi!